e l'altro non credo di tanto. Vabbè, per lui c'è un problema. Beh, dopo attaccare. Antonella, dammi il mezzo, dai. Buonasera ragazzi. Buongiorno. Buonanotte Gio. Dai a Giorgia, sì a Giorgia, grazie. Falle scaffare nel borsone. Adesso Ernesto Pulpo farà una bella canzone per noi. Lucia, è uscire come tutti. Tanto non valgono a niente, perché quando poi tu c'hai il microfono in mano ti sono sta scendendo anche il preside, per favore potete stare, avvicinatevi alla cassa. Sempre di qua parte il suono. Martina, minuti che ti allontani. No. È vero.
Ragazzi, la cassa si trova su sinistra, non dietro o a destra, grazie. Possiamo iniziare, se vi potete avvicinare così iniziamo l'inaugurazione dell'anno scolastico con il dirigente. Se potete fare silenzio così il dirigente può iniziare a parlare poi. Ragazzi, facciamo silenzio per favore, ci avviciniamo tutti, grazie. Ragazzi, anche noi stiamo facendo silenzio, facciamo parte di tutti voi, quindi se per favore potete fare silenzio, perché sennò a questo punto vi potevate stare a casa, nessuno ve lo nega, quindi. E adesso verrà a parlare il dirigente scolastico per fare l'inaugurazione. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio Don Gino Romanazzi, il parroco della Chiesa Santa Rita, e oggi è una giornata di inizio anno scolastico, sia pur già avviatosi da due mesi, però è un momento importante per tutti quanti per poter condividere questo passaggio. Siamo una scuola di rimpettaia della parrocchia Santa Rita, diventa quasi automatico avere questa vicinanza, questa conoscenza e comunque questa importante presenza tra noi. Chi sta dietro cortesemente facesse silenzio e se potete passare parola per favore. Bene, cedo la parola a Don Gino Romanazzi. Buongiorno a tutti, io sono abituato a fare le assemblee
io mi permetto di stare in mezzo a voi e io mi permetto di stare in mezzo ai ragazzi, pertanto chiedo attenzione ragazzi, potete guardare questo mio dito per favore? No, perché normalmente preside, a dire la verità, dove sta il preside? No, normalmente, oh ragazzi, io tutti i mesi dell'anno sto sempre con i ragazzi della scuola media superiore. Mi sono accorto che quando noi diciamo scusate, ho detto di guardare il dito, preside, riesce a guardare il mio dito? Perché io non dico mai, no, attenzione, io non dico mai fate silenzio, potete guardare il dito e vedere anche la mia bocca che cosa dice. Ci siamo? Sì, rispondete! Ci siamo lì in fondo? Ci siamo? Scusate se mi sposto, volevo dire anche a voi, no? No, apriamoci tutti quanti, ci apriamo un po' tutti. Abbiate... No, volevo dirvi una cosa semplice. Io innanzitutto farei un applauso per questi alunni, per questi studenti. E secondo me state tutti quanti, guardate il dito, no, perché voi, se volete mi arrampico sul canestro, ci riesco. Che dici, ci riesco o no? Io ci riesco. Viene la tosse, potete smettere di fumare, mi viene la tosse un attimino. Se potete. Allora, ragazzi, stiamo per vivere una settimana, diciamo, di vacanza. Io, in questo momento, permettetemi di ricordare che ci sono luoghi del mondo dove c'è la guerra e dove muoiono molti giovani. Facciamo per favore qualche secondo di silenzio. Muoiono le persone, muoiono. Altre famiglie sono disperate. Noi abbiamo la possibilità di incontrarci e di vederci. Io vi ringrazio per la vostra solidarietà per le famiglie bisognose. I giovani devono dare speranza al mondo. Voi giovani non dovete smettere di sperare. E se potete, accettate anche noi meno giovani. Quindi ringrazio il preside, ringrazio il personale docente, ringrazio il personale non docente, ringrazio le vostre famiglie, ma vi auguro, mi guardate? Vi auguro di essere sempre accettati per quello che voi veramente siete. State in una grande scuola. La scuola vuole educarvi a stare di fronte alla realtà, di fronte alle difficoltà. Io sono disponibile, il presidente, i professori sono disponibili. Adesso mi permettete di benedire ciascuno di voi. Molti di voi vengono da me e mi dicono: c'è un ragazzo che ogni settimana dice mi dà la benedizione perché io ho bisogno di affrontare la scuola, e io vi benedico in questo momento nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fatevi il segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
riusciamo a dire grazie signora, ripete, signore aiutaci ad affrontare questo momento di difficoltà, ti ringraziamo e vi ringraziano tutti quelli che attraverso i vostri alimenti potranno mangiare. I poveri ci vengono dati, gli alimenti noi li diamo attraverso gli alimenti, riusciamo a preparare un pranzo per loro. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. Adesso dopo la benedizione di Don Gino possiamo continuare con l'inaugurazione e adesso ci sarà una ragazza di secondo momento tecnico che canterà una canzone per poter proseguire. Possiamo fare un applauso alla ragazza? Soprattutto in questi giorni dove vediamo magari guerre
come quella palestinese e quella tra Palestina e Israele, e in cui magari ci sono ragazzi meno fortunati di noi che non possono andare a scuola. Facciamo silenzio! L'importanza della scuola. Da noi la chiamiamo scuola dell'obbligo e tante volte viene da pensare che un obbligo sia una bella scocciatura. Vuol dire che ci si deve andare per forza, anche quando non ne abbiamo proprio voglia. Ma proviamo a ribaltare il punto di vista e a immaginare che quell'obbligo sia indirizzato al mondo degli adulti, obbligati a riconoscere ai bambini il diritto di imparare. Spesso le guerre, la povertà, l'ignoranza e i pregiudizi privano i ragazzi e le ragazze del tempo necessario per imparare, migliorarsi, scoprire e coltivare i propri talenti. L'alternativa per noi ragazzi è, come era anche nel nostro paese non così tanto tempo fa, ritrovarsi a lavorare e non certo in condizioni piacevoli, a essere sfruttati senza nemmeno rendersene conto. Nelson Mandela, premio Nobel per la pace, diceva che l'educazione è l'arma più potente per cambiare il mondo. Da una buona e ricca educazione nascono donne e uomini consapevoli che possono partecipare a pieno titolo alla vita sociale, politica e culturale del proprio paese, collaborando al bene comune e tutelando al contempo proprio. L'istruzione è, citando Malcolm X, il passaporto per il futuro, il mezzo per prepararsi ad affrontarlo, mica cosa da poco. L'educazione promuove la tolleranza e sconfigge i pregiudizi, insegna che l'umanità ha interessi comuni che vanno oltre i confini geografici, le etnie, le religioni e il colore della pelle, e che collaborare è più importante che competere. Gianni Rodari, presentando uno dei suoi lavori, La grammatica della fantasia, ha detto: dobbiamo insegnare tutte le parole a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Ecco il valore dell'educazione, che deve tirar fuori da ognuno di noi il meglio e darci gli strumenti per essere felici. L'educazione, quindi, è un ponte che tutti devono poter attraversare, perché è oltre che si apre un futuro ricco di possibilità, tra cui saremo noi a poter scegliere. A noi sembra scontato, ma credetemi, non lo è per tutti. Quindi questa è l'importanza della scuola e per questo tutti noi dobbiamo essere felici di frequentarlo ogni giorno. Adesso se potete fare un applauso sempre a Rebecca, che dopo che ha letto il brano. E adesso per continuare in lavorazione ci sarà anche un ragazzo che si è offerto anche lui. Possiamo fare anche un applauso a Don Gino che ci sta salutando. Ragazzi, ma dovete fare un concerto voi, eh? Una batteria, un palco, perché voi siete esplosivi, grandi, ciao! E adesso Gabriele ci suonerà il suo pezzo migliore con la chitarra. Basta.
tutti. Adesso un applauso al ragazzo che, anche se non si sentiva molto bene, comunque ci ha provato. E Pia vuole cantare un'altra canzone, quindi è l'ultima canzone che suoneremo, che canterà, e poi continueremo col buffet. Grazie.
posso dire, prometto che prima la parola amore tremava. Ora che vivo la storia più libera del mondo, ti sento nell'aria, un vento profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre vive il cuore. Chiudi la finestra, c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che dipinto di me. Ho detto il nostro nome. Meraviglioso amore mio. Cantate, tutti mi avete cura, stringiti forte su di me. Ho perso la nostra vita, c'è tanti difetti, a volte non salita, quando è la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre il cuore. Chiudi la finestra, c'è troppo sole anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che dipinto Dio, contento il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringete forte su di me, così non ho paura. Ligorio! Ragazzi, vabbè, ci presentiamo, noi alla fine siamo stati eletti, siamo Emanuela Basile, Paolo Parisi, Martina Formica e Simone Caffio. Loro tre, un applauso, grazie per l'applauso, e niente, loro sono della centrale, tu sei della quinta ottica, quinta odontotecnica. Ok, vabbè, io mi trovo in via Dante.
Vabbè, ovviamente è sottointeso, per qualsiasi cosa potete venire da noi a dirci qualsiasi problema. E adesso inizia il banchetto, quindi vi potete dirigere verso i tavoli. Animali, qualcosa! Vi ringrazio. Bravo Cristiano! Oh, mo come mi... Un saggio per piace. Vai, cacciamo che stanco, dov'è? La girata, ma non mi fate dire che poteste farlo. Andiamo insieme. Che fa? La calma! Fa una pizza. Oh, ehi. Ringraziamo a Dennis per il supporto. Non ha perso il nome, non mi salutate, non hai fatto ti metto in realtà, perché tutto passa, ma tieni insieme a te, pure una parte di, che non è mai passa. Non può mai parte di, a chi ne ero con te, se stare qua a me. Nessuno ma che vada tutti bene, che deve passare. Nessuno ma che va buttando solo, non attende mai. Nessuno ma che vuole bene, che la fine è su. Tu non sai, che nessuno mai gira sa per un mondo dovere addestrare. Nessuno mai, non va con un va, se te va tutto passare. Nessuno mai, non va più da te, si dà nessuno da te. Non va con un va. Adesso suoneremo una canzone fascista, no? La dedico a tutti coloro che sono carcerati. No, non ti Aspetta, i giorni sono lunghi e in musica basta c'era, gli amici sono tanti, pari e sarà calma. I caso come se c'è che non la fa avanzare, cantando canzoncello, per farlo la lega. In casa c'era, pensando a chi non ha già rimediata, sentendo tutta questa infamità, cerco un lavoro che mi fa migliorare, cerco qualcuno che mi può aiutare, e non pensare a chi si infamità. Yeah.
sei sensibile al pelo del gatto? Esiste una soluzione rivoluzionaria, Triple Lift Clear. Un praticamente dentro il vaccino di Protect Plus per denti che soffrono. Ma non c'è la mano, è 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 la
Thank you.
Thank you.